Due momenti almeno importanti. Uno è stato ieri col ministro Fitto, abbiamo fatto un confronto, abbiamo avviato un tavolo tecnico, c'era anche Cimino, oltre che vari dirigenti regionali, per il POR e i FAS, quelli del periodo 2000, fino al 2006 e poi 2007-2013. Credo che si sia instaurato un buon rapporto di collaborazione che dovrebbe preludere, dopo verifiche tecniche e soprattutto dopo un confronto che ci sarà ancora in sede politica tra il Ministro e il Presidente della Regione, dovrebbe definire la materia sia del FAS che del POR, dei fondi da utilizzare e soprattutto del decreto che ci aspettiamo dal settembre scorso per quanto riguarda il FAS. E poi stamattina con Bertolaso, dove abbiamo parlato di questa ordinanza di protezione civile per i rifiuti, per la quale noi abbiamo consegnato il nostro testo, al quale subordiniamo, come dire, assicuriamo il nostro assenso, e cioè che puntiamo su tante cose, sul nuovo piano dei rifiuti, a partire dalla differenziata, differenziare gli impianti del compostaggio e quant'altro. Non escludiamo la termovalorizzazione anche per la produzione di energia elettrica, ma diciamo che non sarà un sistema fondato sui termovalorizzatori. Se la condizione che il governo pone, il Ministero dell'Ambiente in particolare, che tutto deve concludersi, se magari non con 5 ma con 3, se non con 4, con 3 termovalorizzatori da 500.000 tonnellate, ripeto, noi non siamo per far fare lunghi viaggi, tra virgolette, turistici ai rifiuti, né tantomeno si può pretendere che dopo aver smantellato un piano nel quale, piaccia o non piaccia, lo zampino della criminalità mafiosa c'era e si pensa che il potere straordinario debba servire perché quel piano lo esegua io, beh, insomma, mi pare che proprio non si è capito nulla. Questa è una cosa che non faremo mai e non consentiremo che si faccia in Sicilia, anche perché sappiamo, ne abbiamo la certezza matematica, che non può dei rivolgimenti che sono successi contro questo governo si devono affatto di questa scelta di pulizia, di legalità e di buona amministrazione che abbiamo fatto.